Salve care amiche ed amici che mi seguite, care amiche ed amici che vi siete iscritti al mio canale Saint Enchant di YouTube. Tratto sempre di fare dei video nuovi con nuova grafica, soprattutto da quando qualche mese fa ho potuto scaricare gratuitamente nel mio PC, cioè personal computer. Ormai non sono più le vecchie sessioni di partito. Un programma che non mi ricordo come si chiama, che permette di assemblare vari video in uno e di vederli simultaneamente. Così poi adesso sto imparando a caricare delle foto per farle come marchesine, come decorazione. Saluto a Pietro Trevisan, che a volte chiamo Paolo, a Marco Travaglio, Laura Pezzino, Mimo Corcione e tutti quelli che mi seguono, e Loviola. Beh, non ho potuto fare questi giorni dei video e me ne pento, però per rimediare continuiamo con la serie dei video immemorabili, perché magari nessuno se li ricorderà. Infatti c'è un indice di visione ancora basso riguardo alle mie aspettative. Dicevo, continuiamo con la serie dei video libri balenghi che piacciono tanto al nostro amico Pietro Trevisan, che non sono dei libri cattivi. E infatti ti aiutano a passare 5 minuti in allegria. Per cui, come dicevo nei miei vecchi video che commentavo i libri, ho l'onore di presentarvi niente cocò di meno che... E qua interrompevo il video e facevo una presentazione a parte, però con questo nuovo editore di video che uso, non so come si fa a tagliare e appiccicare tutto. Quindi... ve lo presento direttamente. Immo a farci questo libro. Il libro balengo del giorno, che forse non so se ce ne ho ancora di così balenghi. Che è interessante per chi ci crede, poi magari non è balengo. Ta-tan! Vediamo di metterlo bene in camera. I misteri dell'occulto. Tan 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 tan. De Vecchi editore, che ha pubblicato molti libri interessanti. Interessanti perché? Perché naturalmente uno sa già che non è vero niente, però si presentano con una buona copertina. E anche, cioè, uno rimane intrigato dal tema, anche se sa che, essendo razionalista agnostico come me, che non c'è nulla di vero in quello che legge. Però a uno piace leggere, intrattenersi. Quindi questo l'ho comprato verso la fine degli anni 90, perché io di solito leggevo libri di antropologia prima. Genon, Eliade... Questa, diciamo, che è la versione molto più grottesca, pintoresca, folclorica e popolare di quello che ti scrive Eliade, Genon, Evola sulle tradizioni. Cioè, questo è per chi ci crede e non vuole un testo che sia un glossario di filologia o di teoria della metafisica, perché Evola ha scritto anche della magia, la magia di Ur. Crowley sono più acculturizzati. Questi, diciamo, che una guida pratica e greve a quello che altri, in forma più succinta, più intellettuale ed accademica, scrivono. Però è alla base di quello che scrivono altri, in teoria. Questi è per chi ci crede e vuole un manuale pratico, non per chi magari è agnostico, laico, ateo e razionale come me, che vuole solo istruirsi attraverso l'antropologia nelle superstizioni e negli atti magici del passato. Questo proprio no, ti dà delle forme pratiche attraverso lo yoga, per esempio, di raggiungere la chiaroveggenza, la chiarividenza, la telepatia e altre cose. Io invece ho praticato lo yoga nel passato soprattutto come esercizio fisico, non perché volessi risvegliare qualche energia latente. Però c'è chi crede di avere sui metodi paranormali una qualche patente.
Allora, come dire, c'è per esempio, adesso mi siedo e sto lontano, lontano da te. Chiaro, non vi posso fare vedere ogni cosa avvicinandomi, esco fuori camera, poi chissà che vi perdete di guardare. Allora, guida ai misteri dell'occulto, scopri e sviluppa i tuoi poteri paranormali. Già la ballengata inizia così. Dalla comparazione di fiabe e miti creati dai popoli diversi a diverse latitudini emergono alcune costanti fisse, quasi stereotipate, di evidenti contenuto iniziatico. L'eroe bianco, giallo o nero a un certo punto della vicenda si smarisce in un luogo misterioso e inaccessibile. Ma che si tratti di una foresta di conifere o di una giungla, di un deserto o del ventre di un immenso cetaceo, il significato è pressoché immediato. Occorre allontanarsi dalla comunità, sperimentare le condizioni di isolamento, di diversità, superare le difficili prove, affrontare il tranello del labirinto per poterne uscire illesi e dotati di poteri in cui all'ingresso si era privi. Certo, la teoria inizia molto bene, però ecco, poi che le cose siano addirittura dice che forse c'è nel labirinto del cervello ci sono delle cose a livello fisico, delle ghiandole che ci metterebbero meglio stimolate a realtà superiori, la funzionalità cerebrale, cioè si da fondo su tutto, gli UFO. Veramente casi celebri non documentati, chiaramente l'indice dov'è? Vediamo l'indice e tutto il repertorio classico. ESP e PK, definizioni e differenze. L'origine dei poteri paranormali, teorie e ipotesi. Le teorie parascientifiche, le energie, i flussi, i neuroni, le onde, il contatto psichico, l'ipotesi Charon, la teoria della relatività, gli oggetti superluminati, le teorie occulte, l'Aksha, le entità, gli extraterrestri, la sincronicità, il corpo astrale, la funzionalità cerebrale, perché sviluppare le facoltà paranormali? Cioè già è una petizione di principio. Perché sviluppare le facoltà paranormali? Come se si potessero sviluppare, no? Perché non le vuoi sviluppare? Siamo tutti sensitivi, tipologia del sensitivo, poteri paranormali e società, altri fattori di influenza, il giusto atteggiamento, pecore, capre e capre a confronto. Vabbè, casi celebri di sensitivi, l'ambiente, il luogo più adatto a una sperimentazione all'aperto, il momento più adatto, i limiti del paranormale, la paura e i falsi fenomeni. Gli studiosi, tecniche di base, l'ipnosi, le scuole orientali, testi attitudinari relativi alla percezione estrasensoriale, chiaroveggenza, la precognizione, comunicare con il pensiero, la telepatia, la previsione del futuro, orinomanzia, cafeomanzia, oniromanzia. Orinomanzia, mi sembra che arrivassero a tanto, il fenomeno PK, la scrittura automatica, tutto è presentato lui già, tutto è presentato a cappella, cioè sono cazzate una dietro l'altra. Ecco il mio libro Balengo, che io ho letto sapendo che era Balengo, mi sono sacrificato a leggerlo, anche perché ho speso delle neurone e poi 25.000 lire ho pagato. C'erano altri che erano interessanti perché avevano una bella copertina come questo, perché volevo perdere del tempo a cazzeggiare, però per fortuna che non li ho presi, perché invece se volete leggere qualcosa di serio, anche se molto stringato perché non c'è nulla da dire sul paranormale, io vi consiglio questa lettura che non so se ancora la pubblicano. Forse in un negozio di rigattieri lo trovate. Questo è il vero libro sul paranormale,
Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Ah, se voi non trovate il libro o se non lo volete comprare, che è costato 7.000 lire quando c'era ancora la lira nel 78, ottimo libro che parla realmente del paranormale, potrete trovare nel canale, in un canale di YouTube, un video che sono tutte le puntate del viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Quindi questo dice la verità sul paranormale. L'altro libro di prima è un libro di diversione per cappellare un po', per cazzeggiare, ma non serve a niente. Questo invece dice tutto, cioè quel poco che si può dire è che non esiste niente sul paranormale, chiaro. Se no non ve lo direbbe uno come me, che è laico, razionalista, agnostico ed ateo, e si occupa delle religioni e di tutti questi fenomeni da un punto di vista antropologico. Quindi quando a me mi chiedono: ma la magia è vera? Le illusioni sono vere, ma il paranormale è vero? Le credenze, certo, esistono, ma perché l'esoterico, la mistica e l'occulto sono tutti degli atteggiamenti culturali nei confronti dell'esistenza del mondo, che l'antropologo registra come delle manifestazioni del pensiero umano. Io non vado cercando che siano cose vere o finte, mi interessa studiare i fenomeni socioculturali. Poi è logico che non credo, non esiste nulla dopo la morte, e quindi bisogna vedere come si studiano certi fenomeni, non da un punto di vista se sono veri o falsi, ma come atteggiamenti mentali, culturali, sociali. Allora sono interessanti anche leggere dei libri balenghi sulla magia, ti manifestano delle posizioni socioculturali. Poi non so se ho qualche altro libro balengo, però la verità è che a chi non piace leggere libri balenghi? Pietro Trevisan non sei il solo. Soprattutto sapendo che sono balenghi. Beh, poi potrei dire che io ho letto, poi ho perso, non so che fine hanno fatto, dei libri della Atanor sulla massoneria. Magari, ecco, sono libri interessanti perché rivelano tradizioni socioculturali. Però tanta geometria e numerologia, cioè sono solo delle codificazioni numeriche di valori che non hanno altra finalità che creare dei valori etici e morali in una comunità di persone che per loro spontanea volontà ed accettazione partecipano al lavoro comune. Quindi non dico che siano libri balenghi, però non c'è nulla di razionale dietro la massoneria, è soltanto una libera associazione di persone che coltivano un senso religioso, anche se dicono che la loro organizzazione è laica ed è razionalistica e non è mistica. Però per me, per un ateo razionalista agnostico come me, è una confraternita religiosa e un culto in più, come ce ne sono altri. Infatti io conosco molti amici che sono mormoni ed evangelisti e testimoni di Geova, e loro mi parlano anche del grande architetto dell'universo, del Gaud. Quindi una qualche affinità la devono avere. Non so se sono massoni che sono evangelisti, che sono mormoni, o se i mormoni e gli evangelisti studiano anche qualcosa di massoneria, non lo so. Non ho conosciuto personalmente molti massoni e mormoni, come per... Però ecco, non metto quei testi fra i libri balenghi, però ecco, come razionalista agnostico, ateo, laico, sarei quasi tentato di farlo. Ma non lo faccio perché hanno molti elementi culturali, tipo le candeline nere, i tendaggi rossi, non so a che cazzo servono. Ecco. E quindi vi lascio con questo breve filmato sul libro Super Balengo. Tutte le descrizioni del paranormale, dell'occulto, del misteriosofico, che non siano antropologiche, descrizioni antropologiche, come quelle di Elemire Zolla, sono più balenghe. Invece quando si tratta di il simbolismo di Guenon, di Aliade, eccetera, che magari ve ne parlerò
magari quelli sono più opere di antropologiche, quindi non sono balenghe. Balengo sarebbe crederci, invece leggere di antropologia non è balengo quando si fa con metodo accademico e universitario e letterato. Beh, vi lascio, ciao Pietro Trevisan, commenta qualcosa, se vuoi metti un video di commentario a questo commentario video, così facciamo un po' ping pong. Ciao dal vostro Sant'Enchan.